A Familianova si è festeggiato il compleanno della signora Anita Tinti, una donna che ha dedicato la vita alla sua famiglia e al suo lavoro, a contatto con la gente, pronta ad aiutare gli altri e con una parola buona sempre per tutti, con il suo carattere forte e positivo. Oggi, insieme ai suoi familiari, tra fiori, regali, una bella torta e un brindisi, ha festeggiato 103 anni e nel pomeriggio i festeggiamenti sono continuati con gli altri ospiti della struttura, i suoi amici. La sua filosofia di vita, ci raccontano i figli, è piangere un secondo per poi ripartire. Tanta saggezza in una frase che deve essere d'esempio per le nuove generazioni. Siamo qui con la signora Anita che oggi compie 103 anni. Come si sente, signora? Auguri innanzitutto. Ah, io penso sempre uguali. Sempre uguale, quindi sempre giovane e tra l'altro è molto giovane. Auguri da parte di tutta Fano TV. Adesso festeggiamo? Ah, sì. La vostra mamma ha compiuto 103 anni, che effetto fa? Un traguardo importante. Certamente è un traguardo importante. E nonostante tutto, che ha avuto il Covid due volte, diciamo, è riuscita poi pian piano A a superare superare tutto. tutto. Che suocera è stata? Fantastica, piena di vita, energica, carattere forte, non sempre facile, ma splendido. Che cosa ci racconta, signora? Come si sente? 103. 103 anni, esatto, 103 anni, complimenti. E adesso facciamo i festeggiamenti. In cosa consistono? In una torta, Regali. Dei regali, dei fiori. È previsto qui con gli altri residenti la Tutti torta, la insieme. spumante, sì, esatto. Un'altra cittadina che ha superato i 100 anni a Fano. Beh sì, qui a Familianova siamo ormai sono soliti a festeggiamenti di ultra centenari. Ci ricordiamo Bruno Gambini, 108 108 anni. anni, oggi Anita Tinti, tra l'altro porta anche il mio cognome, pur non essendo parenti, però ecco, vuol dire insomma che c'è una tenacia da parte di queste persone anziane che comunque si trovano anche in un luogo, in un contesto di comfort, insomma, con tutte le problematiche del caso, però ecco, sono accompagnati con operatori qualificati e poi appunto conta molto anche la famiglia perché i figli, insomma, ecco, siamo sempre felici quando ci sono queste occasioni e quindi io sono qui anche per cercare di dare una vicinanza alla famiglia, a Anita, e quindi augurare da parte mia, da parte del sindaco, ma da parte di tutta la comunità fanese i migliori auguri. Quanto è importante trasmettere ai giovani l'importanza di ascoltare le storie di questi anziani? È un valore fondamentale. Io ho il piacere di rappresentare una realtà che racconta storie, quindi raccontare un compleanno ultracentenario racconta storia, la storia di una persona che rappresenta di suo la resilienza, la tenacia, l'attaccamento alla vita, tutti i valori che le generazioni di oggi hanno assolutamente bisogno di toccare con mano, di vivere, di vedere, e nel nostro caso la possibilità proprio di viverlo nella quotidianità.